Exaudi Christe. Edificatio et consolatio Dei, Christe Fili Dei vivi, Iesu Fili Davidi. Christe Fili Dei vivi, Salvator mundi, Christe Fili Dei vivi. Santa Luca.
sante marce. Sante Barnaba. Santa Maria Maddalena. Exaudi Christe. Exaudi Christe. Benedictor Romano Pontifici, Petri Successor. Un ministerium omnia inaugurandi, sollicitud pro universa ecclesia, sante line. Sante Glene. Sante Clemens, Sante Evariste, Sante Alexandre, Sante Siste. Sante delle sore, Sante Rigine, Sante Pie, Sante Anicete, Sante Sote, Sante Eleuteri, Sante Vito, Sante Servini, Sante Cariste, Sante Urbane, Sante Ponziane, Sante Antere, Sante Fabiane, Sante Corneli, Sante Luci, Sante Stefane, Sante Siste, Sante Damase, Sante Leo Magne,
Sancte Leo. Sancte Stefane. Sancte Ignati. Sancte Laurenti. Sancte Cipriane. Santa Agnes. Santa Cecilia. Sancte Ambrosi. Sancte Augustine. Sancte Athanasi. Sancte Basili. Sancte Gregori. Sancte Ioannes Chrysostome. Sancte Benedite. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Deus, qui providentiae tuae consilio, super beatum Petrum, ceteris apostolis praepositum, ecclesiam tuam edificari voluisti, respice propitius ad me famulum tuum, et concede, ut quem Petri constituisti successorem, populo tuo visibile faciam, unitatis fidei, et communionis principium et fundamentum, Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, spoke up. Leaders of the people, elders, if we must answer today for a good deed done for a cripple and explain how he was restored to health, then you and all the people of Israel must realize that it was done in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified and whom God raised from the dead. In the power of that name, this man stands before you, perfectly sound. This Jesus is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation in anyone else, for there is no other name in the whole world given by to men by which we are to be saved. Verbum Domini. Oh, me.
miserabile in oculis nostris, ec est dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. El mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Verbum Domini. Alleluia, alleluia,
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, et prandisset cum eis, dicit Simoni Petro, Simon Ioannis, diligis me prusis. Dicit ei, etiam Domine, tuscis quia amo te. Dicit ei, pace agnos meos. Dicit ei iterum secundo, Simon Ioannis, diligis me. Aetili, etiam Domine, tuscis quia amo te. Dicit ei, pace vobes meos. Dicit ei tertio, Simon Ioannis, amas me. Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, amas me. Et dicit ei, Domine tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te. Dicit ei, pace vobes meos. Amen, amen, dico tibi, cum esse junior cingevas te ipsum, et ambulabas ubi lulebas, cum autem senueris extendes manus tuas, et alius te cinget et ducet cor non vis. Hoc autem dixit, significans quam morte clarificatur usses et Deum. Et hoc cum dixis et dicit ei, sequere me. Verbum Domini. Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσιν. Και
κατά Ιωάννη, Αγίγω Ευαγγελίγω, το ανάγνωσμα. Oh,
Pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium, dominum nostrum Iesum Christum, ipse tibi pallium donet, quod ab apostoli Petri confessione sum simus, illi pastor bonus, suos agnos, suasque oves pascere precepit, tu odie, Petro, succedis, in episcopatu uis ecclesiae, quam ille cum apostolo Paulo fidem genuit. Spiritus veritatis, qui ex patre procedit, ubirem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fidei unitate confirmandi largiatur. Thank you.
Oremus, Deus, qui ad esse non degnaris, ubi ratto colde, devota che mente invocaris, supplicationibus ecclesiae tuae Christus adesto, super famulum tuum e papam benedictum, quem officio servitutis nostri, in culmine apostolico constituisti, dextere tuae benedictionem effundi, ipse roboretur donos spiritus tui, ut tantum ministerium ita digne feriat, sicut ante dignitatis charismate augetur, per Christum Dominum nostrum. Beatissime Pater, Episcopus et Pastor Animarum Nostrarum, Christus Filius Dei Vivi, qui super Petram Ecclesiam Suum edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Piscatoris, qui suam spem in mari Galilei expertus est, cui Dominus Iesus celorum regni claves commisit. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis, in episcopato uius ecclesiae, quei caritatis unitati presidet. Ut beatus apostolus Paulus docuit, spiritus caritatis in corda nostra effusus, vimet suavitatem largiatur, tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communione servandi. Thank you.
parrocchia. Signori cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, distinte autorità e membri del corpo diplomatico, carissimi fratelli e sorelle, per ben tre volte in questi giorni così intensi il canto delle litanie dei santi ci ha accompagnato. Durante il funerale del nostro santo padre Giovanni Paolo II, in occasione dell'ingresso dei cardinali in conclave, ed anche oggi, quando le abbiamo nuovamente cantate, con l'invocazione Tu Illum Adiuva, sostieni il nuovo successore di San Pietro. Ogni volta, in un modo del tutto particolare, ho sentito questo canto orante come una grande consolazione. Quanto ci siamo sentiti abbandonati dopo la dipartita di Giovanni Paolo II, il Papa che per ben 26 anni è stato nostro pastore guida nel cammino attraverso questo tempo. Egli varcava la soglia verso l'altra vita, entrando nel mistero di Dio. Ma non compì questo passo da solo. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte. In quel momento noi abbiamo potuto invocare i santi di tutti i secoli, i suoi amici, i suoi fratelli nella fede, sapendo che sarebbero stati il corteo vivente che lo avrebbe accompagnato nell'aldilà fino alla gloria di Dio. Noi sapevamo che il suo arrivo era atteso. Ora sappiamo che egli ha fra i suoi ed è veramente a casa sua. Di nuovo, siamo stati consolati compiendo il solenne ingresso in conclave per eleggere colui che il Signore aveva scelto. Ma come potevamo riconoscere il suo nome? Come potevano 115 vescovi provenienti da tutte le culture di paesi trovare colui al quale il Signore desiderava conferire la missione di legare e di sciogliere? Ancora una volta noi lo sapevamo. Sapevamo che non siamo soli, che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio devo assumere questo compito inaudito, che realmente supera ogni capacità umana. Come posso fare questo? Come sarò in grado di farlo? Voi tutti, cari amici, avete appena invocato l'intera schiera dei santi rappresentata da alcuni dei grandi nomi della storia di Dio con gli uomini. In tal modo anche in me si ravviva questa consapevolezza
non sono solo. Non devo portare da solo. Ecco, lo vediamo e lo sentiamo. Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi, Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E la vostra preghiera, cari amici. La vostra indulgenza, il vostro amore, la vostra fede e la vostra speranza mi accompagnano. Infatti, alla comunità dei santi non appartengono solo le grandi figure che ci hanno preceduto e di cui conosciamo i nomi. Noi tutti siamo la comunità dei santi. Noi noi battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi che viviamo del dono della carne e del sangue di Cristo, per mezzo del quale Egli ci vuole trasformare e renderci simili a Lui. Sì, la Chiesa è viva, questa è la meravigliosa esperienza di questi giorni. Proprio Nei tristi giorni della malattia e della morte del Papa si è manifestato in modo meraviglioso ai nostri occhi che la Chiesa è viva. La Chiesa è giovane. Essa porta in sé il futuro del mondo e perciò mostra anche a ciascuno di noi la via verso il futuro. La Chiesa è viva, noi lo vediamo. Noi sperimentiamo la gioia che il risorto ha promesso ai suoi. La Chiesa è viva, essa è viva perché Cristo è vivo, perché Egli è veramente risorto. Del dolore presente sul volto del Santo Padre nei giorni di Pasqua, abbiamo contemplato il mistero della passione di Cristo ed insieme toccato le sue ferite. Ma in tutti questi giorni abbiamo anche potuto, in un senso profondo, toccare il risorto. Ci è stato dato di sperimentare la gioia che Egli ha promesso dopo un breve tempo di oscurità, come frutto della sua risurrezione. La Chiesa è viva, così saluto con grande gioia e gratitudine voi tutti che siete qui radunati. Venerati confratelli vescovi, carissimi sacerdoti, diaconi, operatori pastorali, catechisti, saluto voi religiosi e religiose. Testimoni della trasfigurante presenza di Dio, saluto voi fedeli laici immersi nel grande
immersi nel grande spazio della costruzione del Regno di Dio che si espande nel mondo in ogni espressione della vita. Il discorso si fa pieno di affetto anche nel saluto che rivolgo a tutti coloro che, rinati nel sacramento del battesimo, non sono ancora in piena comunione con noi. E da voi, fratelli del popolo ebraico, cui siamo legati da un grande patrimonio spirituale comune che affonda le sue radici nelle irrevocabili promesse di Dio. Il mio pensiero, infine, quasi come una onda che si espande, va a tutti gli uomini del nostro tempo, credenti e non credenti. Cari amici, in questo momento non ho bisogno di presentare un programma di governo. Qualche tratto di ciò che io considero mio compito ho già potuto esporlo nel mio messaggio di mercoledì 20 aprile, non mancheranno altre occasioni per farlo. Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà, di non perseguire le mie idee, ma di mettermi in ascolto con tutta quanta la Chiesa della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da Lui, così che sia Egli stesso a guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia. Invece di esporre un programma, io vorrei semplicemente cercare di commentare i due segni con cui viene rappresentata liturgicamente l'assunzione del ministero petrino. Entrambi questi segni che avete visto rispecchiano anche esattamente ciò che viene proclamato nelle letture di oggi. Il primo segno è il pallio, tessuto in pura lana che mi è stato posto sulle spalle. Questo antichissimo segno che i vescovi di Roma portano fin dal IV secolo può essere considerato come un'immagine del gioco di Cristo che il vescovo di questa città di Roma, il servo dei servi di Dio, prende sulle sue spalle. Il gioco di Dio è la volontà di Dio che noi accogliamo, e questa volontà non è per noi un peso esteriore che ci opprime e ci toglie la libertà. Conoscere ciò che Dio vuole, conoscere qual è la via della vita, questa era la gioia di Israele, era il suo grande privilegio e questa è anche la nostra gioia. La volontà di Dio non ci aliena, ci purifica, magari in modo anche doloroso, e così ci conduce a noi stessi. In tal modo non serviamo soltanto Lui, ma salvezza di tutto il mondo, di tutta la storia. In realtà, il simbolismo del pallio è ancora più concreto. La lana dell'agnello intende rappresentare la pecorella perduta
o anche quella malata e quella debole che il pastore mette sulle sue spalle e conduce alle acque della vita. La parabola della pecorella smarrita che il pastore cerca nel deserto era per i padri della Chiesa un'immagine del mistero di Cristo e della Chiesa. L'umanità, noi tutti, è la pecora smarrita che nel deserto non trova più la strada. Il Figlio di Dio non tollera questo. Egli non può abbandonare l'umanità in una simile miserevole condizione. Balza in piedi, abbandona la gloria del cielo per ritrovare la pecorella e inseguirla fin sulla croce. La carica sulle sue spalle porta la nostra umanità, porta noi stessi. Egli è il buon pastore che offre la sua vita per le pecore. Il Palio dice innanzitutto che tutti noi siamo portati da Cristo, ma allo stesso tempo ci invita a portarci l'un l'altro. Così il Palio diventa il simbolo della missione del pastore di cui parlano la seconda lettura ed il Vangelo. La santa inquietudine di Cristo deve animare il pastore. Per lui non è indifferente che tante persone vivano nel deserto. E vi sono tante forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete, vi è il deserto dell'abbandono, della solitudine, dell'amore distrutto, vi è il deserto dell'oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell'uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell'edificazione del giardino di Dio nel quale tutti possano vivere, ma sono asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione. La Chiesa nel suo insieme e i pastori in essa, come Cristo, devono mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l'amicizia col Figlio di Dio, verso colui che ci dona la vita in pienezza. Il simbolo dell'agnello ha ancora un altro aspetto. Nell'antico Oriente era usanza che i re designassero se stessi come pastori del loro popolo. Questa era un'immagine del loro potere, un'immagine cinica. I popoli erano per loro come pecore, delle quali il pastore poteva disporre a suo piacimento, mentre il pastore di tutti gli uomini, il Dio vivente, è divenuto lui stesso agnello, si è messo dalla parte degli agnelli di coloro che sono calpestati e uccisi. Proprio così egli si rivela come il vero pastore. Io sono il buon pastore, io offro la mia vita per le pecore, dice Gesù di se stesso. Non è il potere che redime, ma l'amore. Questo è il segno di Dio, egli stesso è amore.
quante volte noi desideremmo che Dio si mostrasse più forte nella terra, che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così. Giustificano la distruzione, ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio che è divenuto agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e va distrutto dall'impazienza degli uomini. Una delle caratteristiche fondamentali del pastore deve essere quella di amare gli uomini che gli sono affidati, così come ama Cristo, al cui servizio si trova. Pasci le mie pecore, dice Cristo a Pietro e a me in questo momento. Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza che Egli ci dona nel Santissimo Sacramento. Cari amici, in questo momento io posso dire soltanto: pregate per me perché io impari sempre più ad amare il Signore, pregate per me. Pregate per me perché io imparo ad amare sempre più il suo Grecio, voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e voi tutti insieme. Pregate per me. Perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Preghiamo gli uni per gli altri. Perché il Signore ci porti e noi impariamo a portarci gli uni gli altri. Il secondo segno con cui viene rappresentato nella liturgia odierna l'insediamento nel ministero petrino è la consegna dell'anello del pescatore. La chiamata di Pietro ad essere pastore, che abbiamo udito oggi nel Vangelo, fa seguito alla narrazione di una pesca abbondante. Dopo una notte nella quale avevano accettato le reti senza successo, i discepoli vedono sulla riva il Signore risorto ed Egli comanda loro di tornare a pescare ancora una volta, ed ecco che la rete diviene così piena che essi non riescono a tirarla su, 153 grossi pesci, e sebbene fossero così tanti la rete non si strappò, dice il Vangelo. Questo racconto, al termine del cammino terreno di Gesù con i suoi discepoli, corrisponde ad un racconto dell'inizio. Anche allora i discepoli non avevano pescato nulla durante tutta la notte. Anche allora Gesù aveva invitato Simone ad andare al largo ancora una volta. E Simone,
che ancora non era chiamato Pietro, diede la mirabile risposta: Maestro, sulla tua parola getterò le reti. Ed ecco il conferimento della missione: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Anche oggi viene detto alla Chiesa e ai successori degli Apostoli di prendere il largo nel mare della storia e di gettare le reti per conquistare gli uomini al cielo, a Dio, a Cristo, alla vera vita. I padri hanno dedicato un commento molto particolare anche a questo singolare compito. I padri dicono così: per il pesce creato per l'acqua è mortale essere tirato fuori dal mare. Esso viene sottratto al suo elemento vitale per servire di nutrimento all'uomo. Ma nella missione del pescatore di uomini avviene il contrario. Noi uomini viviamo alienati nelle acque salate della sofferenza e della morte, in un mare di oscurità senza luce. La rete del Vangelo ci tira fuori dalle acque della morte e ci porta nello splendore della luce di Dio nella vera vita. È proprio così, nella missione di pescatore di uomini al seguito di Cristo, occorre portare gli uomini fuori dal mare salato di tutte le alienazioni verso la terra della vita, verso la luce di Dio. E proprio così noi esistiamo, pastori e cristiani, per mostrare Dio agli uomini. E solo laddove si vede Dio comincia veramente la vita. Solo quando incontriamo in Cristo il Dio vivente, noi conosciamo che cosa è la vita. Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione. Ciascuno di noi è frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto. Ciascuno di noi è amato e ciascuno di noi è necessario. Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l'amicizia con Lui. Il compito del pastore, del pescatore di uomini, può spesso apparire faticoso, ma è bello e grande perché in definitivo è un servizio alla gioia di Dio che vuol fare il suo ingresso nel mondo. Ma vorrei qui rilevare ancora un'altra cosa. Sia nell'immagine del pastore che in quella del pescatore emerge in modo molto esplicito la chiamata all'unità. Ho ancora altre pecore che non sono di questo ovile, anch'esse io devo condurre ed ascolteranno la mia voce e diverranno un solo greccio e un solo pastore, dice Gesù al termine del discorso del buon pastore. Il racconto dei 153 grossi pesci termina, come abbiamo sentito, con la gioiosa constatazione: sebbene fossero così tanti, la rete non si strappò. Ahimè, amato Signore,
essa ora si è strappata, vorremmo dire adolorati. Ma no, non dobbiamo essere tristi. Rallegriamoci per la tua promessa che non delude e facciamo tutto il possibile per percorrere la via verso l'unità che tu hai promesso. Facciamo memoria di essa nella preghiera al Signore come mendicanti. Sì, Signore, ricordati di quanto hai promesso. Fa che siamo un solo pastore ed un solo gregge. Non permettere che la tua rete si strappi ed aiutaci ad essere servitori dell'unità. In questo momento il mio ricordo ritorna al 22 ottobre 1978, quando Papa Giovanni Paolo II iniziò il suo ministero qui sulla piazza di San Pietro. Ancora e continuamente mi risuonano nelle orecchie le sue parole di allora: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte per Cristo. Il Papa parlava con queste parole ai forti, ai potenti del mondo, i quali avevano paura che Cristo potesse portare via qualcosa del loro potere se lo avessero lasciato entrare e concesso la libertà alla fede. Sì, egli avrebbe certamente portato via loro qualcosa: il dominio della corruzione, dello stravolgimento del diritto, dell'arbitrio. Ma non avrete portato via nulla di ciò che appartiene alla libertà dell'uomo, alla sua dignità, all'edificazione di una società giusta. Il Papa parlava inoltre a tutti gli uomini, soprattutto ai giovani. E mi domando, non abbiamo forse tutti in qualche modo paura se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo totalmente a Lui, paura che ne possa portare via qualcosa della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell'angustia privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa voleva dire: no, chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No, solo in questa amicizia si spalancano le porte della vita, solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in questa amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così oggi io vorrei, con grande forza e con grande convinzione, a partire dall'esperienza di una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo, Egli non toglie nulla e dona tutto.
chi si dona a lui riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a Cristo e troverete la vera vita. Amen.
e sorelle, figli e figli carissimi, il Signore Dio è la nostra salvezza, la roccia eterna, muro e baluardo. Rivolgiamo a Lui la nostra supplica per tutte le necessità della Chiesa e del mondo. In pace Dominum oremus. Für die heilige Kirche auf der ganzen Erde, für den Papst, die Bischöfe, die Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes, dass alle stets der Einladung Jesu Folge leisten und auf sein Wort hin auf dem Meer des Lebens die Netze des Heils auswerfen. In pace Dominum oremus. Pour le pape Benoît XVI, qui inaugure aujourd'hui son ministère de successeur de Pierre, afin qu'il serve l'Église et qu'il soit un témoin courageux de l'Évangile. In pace Dominum oremus. لنصلي من أجل المسؤولين عن الأمم لكي لا يسلكوا سبل القوة والمصالح ولا يتسلطوا على الأشخاص مدركين أن كل سلطان يأتي من الله. إن تعجب من أمام Dominum oremus. Por esta Assembleia Eucarística, o Deus de toda a graça que nos chamou em Cristo, confirma os nossos propósitos e nos torna vigorosos e inabaláveis na fé. In pace Dominum oremus. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, volgi lo sguardo a me tuo servo che oggi inizio il mio ministero nella Chiesa di Roma. Guarda il tuo popolo e accogli la supplica di questa tua famiglia. Conduci tutti alla gloria del tuo regno, tu che sei la roccia e il pastore del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen.
Frate, fratre, sut meum adbestum sacrificium acceptabili fiat apud eum patrem omnipotentem. Immense fili tui caritatis memoriale celebrantes, ti Domine supplicite exoramus, udius in salutaris operis fructus, per ecclesiae tui ministerium, a totius mundi proficiat salutem, per Christum Dominum nostrum. In questo momento i concelebranti si dispongono presso l'altare e attorno al Papa, che nel suo ministero petrino presiede l'Eucaristia come mistero della fede, segno di unità, vincolo di carità, e rende presente con la parola di Cristo e l'azione dello Spirito il dono del Padre, il mistero pasquale del Signore, nell'offerta del suo corpo e del suo sangue per la salvezza del mondo. The concelebrants now take their places at the altar around the Pope, who, in exercising his ministry as successor of Peter, presides at the Eucharist, the sacrament of devotion, the sign of unity, and the bond of charity. By the words of Christ and the working of the Holy Spirit, the gift of the Father, he makes present the Lord's Paschal mystery in offering his body and blood for the salvation of the world. Nun treten die Konzelebranten an den Altar und scharen sich um den Papst, der in der Ausübung seines petrinischen Amtes der Eucharistie dem Sakrament der Ehrfurcht, Zeichen der Einheit und Band der Liebe, vorsteht. Er macht mit dem Wort Christi und dem Wirken des Heiligen Geistes die Gabe des Vaters gegenwärtig. Das österliche Geheimnis des Herrn in der Hingabe seines Leibes und seines Blutes für das Heil der Welt. Dominus vobiscum. Et consilium sursum corda. Gratias adamus Domino Dio nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et te in sanctis tuis laudare mirabilem, per quos potissimum unicini tui tui sacrum corpus ex ornas, et ecclesiae tue fundamenta constituis, ipsam enim sapienter in patriarchis et profetis antiquo fidere preparatam novissimus temporibus in apostolis precipue condidisti. Sed et beatum Petrum ex illis dignatus eligere, qui Christi tui divinitatis confessione conspicus celeste super edificando domus ab ipso petra fieri mereritur, quin etiam illum totius tui gregis sic presulem
custodemque fecisti, ut fratres quoque suos valere diucite confirmare, et a filio tuo regni clavibus insignitus, quidquid ipsi statuis sed in terris, servaturum te pater sciret in celis. Cum hodie singularem unus principi apostolorum tua gratia commissum, devotamente reculimus, maestatem tuam collaudamus, et curis angelitis sociamur, in exultatione clamantes. Christum filium tuum dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, uti accepta habeas et bendicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrifice libata, in primis que tibi offerimus, pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, ed recere dinieris toto orbe terrarum, una cum me indigno famulo tuo, quem ecclesiae tuae praeesse evoluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum fides cognitativi est et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt os sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redenzione minuarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tivique reddunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae Sancta Virginis Mariae,
Genetricis Dei et Domini Nostri Jesu Christi, Celebrati Joseph, Eius del Virgini Sponsi, et Beatorum Apostolorum, et Martyrum Tuorum, Petri et Pauli Andrei, Jacobi Joannis, Tome Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei, Simonis et Adei, Lini, Leti, Clementis Christi, Corneli Cipriani, Laurenzi Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Amiani, et omnum sanctorum tuorum, quorum meritis precibus quae concedas, ut in omnibus protectionis tui muniamur auxilio. Hanc ici do gratiam servitutis nostre, sed et cumte familiae tue crescimus Domine, ut placatus accipias, iesque nostros in tua pace disponas, ad ab eterna damnatione nos eripi, et in erectorum tuorum iubias Graeci numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie quam pateritur accipit panem in sanctas ad venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias acens, benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro verbis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ad venerabilis manus suas, item tibi gratias acens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memores Domine, nos servi tui, sed in plebs tua sancta, iustem Christi fili tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed ed in celus gloriose ascensionis, offerimus per clare maestati tue, de tuis donis agratis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne et calicem salutis perpetue. Supra quae propitia ex sereno vulturis piceri dinieris, et accepta habere, sicut accepta habere dignatus es, munera puerit justia Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et potibio obtulit sumus sacerdos tus Melchisedec, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam. Supplicis ti rogamus omnipotens Deus, iubehec perfere per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod pot ex hac altaris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem sumpsirimus,
omni benedizione celesti et gratia repliamur. Memento esiam Domine, famulorum famularum que tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormion in somno pacis. Ipsis Domine et omnius in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas te precamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed bene quesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secondo voluntatem tuam pacificare, et coadunare dignieres qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis cum. In
Spiritu Christi quia mortuis resurrexit, offerte vobis pace. Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cœnam angi vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dequerbo, et sanabitur anima mia. Corpus Christi. Si avvicina il momento della comunione eucaristica per i fedeli della Chiesa Cattolica. Cristo stesso chiede di accostarci a Lui con fede, amore e vera pietà, consapevoli delle condizioni necessarie per un'autentica e fruttuosa comunione. I fedeli sono pregati di attendere con devozione, rimanendo al loro posto, i sacerdoti che distribuiscono la Santa Comunione. For members of the Catholic Church, the moment of Eucharistic communion is now approaching. Christ Himself asks us to approach Him with faith, love, and true devotion. Conscious of the conditions necessary for sincere and fruitful communion, the sign of our true unity with Him in the Church, all are asked to remain quietly in their places as the priests come forward to distribute Holy Communion. Es naht der Augenblick der Heiligen Kommunion für die Gläubigen der katholischen Kirche. Christus selbst fordert uns auf, ihm in Glauben und Liebe und mit wahrer Frömmigkeit zu begegnen. Dabei sind wir uns der Bedingungen bewusst, für die eine echte und fruchtbringende Kommunion im Zeichen der wahren Einheit mit ihm und mit der Kirche notwendig sind. Alle werden gebeten, mit Andacht an ihren Plätzen auf die Priester zu warten, die die Heilige Kommunion austeilen. Thank you.
Celestis participes effecti, supplices te Domine de precamur, ut vos virtute mysterii, ecclesiam tuam in unitate caritate confirmes, et me famulum tuum, qui pastoralem unus tradivisti, una cum commissa mihi Grece, salve semper et munias. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Deus virtutum convertere nos. Respici de cielo,
et vide et visita viniam istam. Illustra facium tuam. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.